Find yourself in Esprit. My second skin to London 2012. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Kuwait. Fraglia Vela Riva, un mondo di vento e di vela. Amici Sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale di Controvento, il magazine televisivo di Odeon, tutto dedicato al magico mondo della vela, controvento e in onda sulle frequenze di Odeon TV da giugno sino ad ottobre. Controvento ogni settimana vi parla delle regate più importanti della stagione. Nel 2011 Controvento è giunto al suo 12° anno di messa in onda. In questa puntata parleremo dell'Audimat Cup, il circuito europeo dei TP 52, terza prova che si è tenuta qui a Cagliari in Sardegna. L'Audimat Cup, la prestigiosa manifestazione sponsorizzata da Audi, fa tappa in Sardegna. Lo fa sul mare di Cagliari, campo di regata tra i più amati dai grandi velisti, in costante competizione con la vippaiola Costa Smeralda. Questa volta tocca ai TP 52, i monocarena che presentano team e skipper di valore assoluto, molti scontenti o sbarcati da una Coppa America che ha scelto i grandi catamarani. A trarne vantaggio però sono altre flotte, come quella dell'Audimat Cup, in costante crescita, con una visibilità mediatica importante ed in evoluzione perenne. I nomi sono i grandi skipper delle classi olimpiche, coppa e offshore. Andrea Mura, Cagliari, una location incredibile, un bel campo di gara, una grande competizione questa Audimat Cup. Dacci il tuo parere su questa competizione, tu che sei un po' l'immagine della vela sarda, grazie alle tue ultime prestazioni, tanti record che hai fatto, descrivici un po' la tua attività e la tua stagione. Grazie, troppo gentile. No, questa regata è molto bella ed è bene che ci sia Cagliari, perché può portare solo lustro e promuovere la vela in Sardegna più di quanto già non si faccia. Non siamo sicuramente un popolo di navigatori come i francesi, per cui ci si deve in qualche modo arrangiare, e questo è un bellissimo modo per promuovere. E come sempre si parte con la practice race. Un vento sui 15-18 nodi fa salpare così, con la prova test, il trofeo Regione Autonoma della Sardegna. A spuntare la fine giornata è il team svedese di Run, dopo una partenza non eclatante e una boa di Bolina girata in terza posizione, dietro a Quantum Racing e Bribon. Recupera il cancello e va via senza problemi davanti agli statunitensi di Quantum Racing e di tedeschi di Container. La quarta posizione è per Audi Azzurra Sailing Team. Dietro al team italiano il quinto posto è per Bribon, davanti ad Audi Sailing Team Powered by All One. E dopo la practice si fa sul serio nel maestrale.
Nelle prime due giornate del trofeo Regione Autonoma della Sardegna, terza tappa del circuito Audi Med Cup 2011, un bel vento di maestrale l'ha fatta da padrone, regalando quattro splendide regate. Il primo giorno il vento ha toccato punte di 30 nodi, che hanno messo a dura prova gli equipaggi, specie nelle manovre con il Gennacher. Ed è proprio una rottura del Gennacher che ha penalizzato la barca italo-argentina di Audi Azzurra, che dopo aver condotto in testa le prime due boline delle due regate è arrivata in quinta posizione nella prima prova ed in terza in gara 2. A brillare è stata la barca tedesca Container, nome famoso, già grande protagonista con l'armatore Udo Schütz di tante regate offshore come l'Admirals e la Sardinia. Il TP52 Container è la gemella della svedese Ran. A condurre la barca di Udo Schütz è Markus Wieser, grande campione con le classi monotipo, poi grande interprete del Match Race, una breve parentesi in Coppa America come tattico di Team Germany, ora nuovamente al timone di una delle barche di Schütz. Wieser conquista un primo ed un secondo posto. Va bene anche Audi All for One, la carena condotta dalla gloria olimpica Schumann, e il francese Sébastien Colla alla tattica, che conquista un quarto ed un primo posto, piazzandosi secondo di giornata. Audi Azzurra con Vasco Vascotto alla tattica compie vari errori e finisce penultima ed ultima, il che gli regala la posizione di coda della classifica provvisoria. Dopo quattro gare, i tedeschi di Audi All for One hanno 11 punti e precedono Container, Quantum Racing, i russi di Synergy e gli svedesi di Ram. Il mito di Azzurra continua, ne parliamo con il creatore del mito di Azzurra 1983, Riccardo Bonadeo, ora Commodorio Clay Costa Smeralda, che ha il marchio Azzurra. 27-28 anni fa era il presidente del comitato organizzatore di questa Sferi Coppa America, che nella storia dello sport e della vela italiana. Dottor Bonadeo, il mito continua, una grande soddisfazione essere ancora presenti con un nome che nella storia dello sport. È il nostro obiettivo, è quello di cercare di tenere sempre desta l'attenzione per questo che per noi è il nostro naturalmente simbolo, il simbolo del nostro club, il simbolo della nostra avventura più prestigiosa. Cerchiamo di tenere desta il tipo di tifo e di passione che ha coinvolto una quantità di persone nell'83 prima e nell'87 dopo con la Coppa America. Abbiamo trovato l'occasione col nostro socio Rommers di buttarci in questo team che fa parte in questo momento di questo gruppo di regate straordinarie, perché credo non ci sia niente in questo momento di più agonistico e di più importante del circuito Med Cup, del Mediterraneo 5 Med Cup, del TV52. Cerchiamo di fare il nostro meglio appunto per tenere sempre vivo, perché non si disperda il patrimonio di passione e di entusiasmo che è stato creato allora.